E ora sì che si comincia finalmente a vedere l'effetto Sarri. La Lazio contatta Callejon per offrire all'ex fedelissimo di Maurizio Sarri un posto da vice Felipe Anderson. E per me, come vice Anderson, ci può stare alla grande. Mi raccomando, prima di parlarne, commentate, iscrivetevi e perché no, se vi va, mettete anche pollice in su. Comunque, ripeto. Come vice Anderson, come secondo, sulla destra, in attacco ci può stare, come primo no, perché comunque non ha più una grande forma fisica, non può reggere tante partite, però come riserva comunque ci può stare sia perché è uno bravo tecnicamente, sia perché è esperto in Serie A, ma anche e soprattutto perché conosce benissimo gli schemi di Sarri e infatti per me comunque Callejon è uno di quelli che ha saputo interpretare meglio il ruolo che Sarri gli ha dato ai tempi del Napoli. Comunque quel tandem d'attacco sugli esterni, Insigne Callejon con il cross a giro di Insigne e l'inserimento a tagliare la difesa di Callejon è veramente da manuale, ragazzi, è un classico. Però è stato sempre un grande schema che Sarri ha saputo sfruttare benissimo e Callejon è oggettivamente un ottimo giocatore, certo, ripeto, come riserva per far rifiatare Anderson, però considerando che comunque i biancocelesti hanno ovviamente il campionato, ovviamente la Coppa Italia, ma anche l'Europa League e non so quanto avanti andranno, però sicuramente comunque in maniera molto probabile quantomeno i gironi li passeranno e i gironi sono già tante partite rognose, stressanti, comunque che ti affaticano di giovedì sera e avere uno in più comunque sulle fasce da mettere un esperto già addentrato negli schemi di un tecnico che sotto questo punto di vista è abbastanza difficile, è un tipo abbastanza complicato Sarri per quanto riguarda i movimenti soprattutto offensivi, non è affatto male, poi certo. Servono comunque altri colpi, per me serve un difensore, serve qualcuno di migliore, serve se partita Correa anche un suo sostituto, però come vice Anderson sulla destra Callejon per me ci può stare, certo, ovviamente pagandolo sempre poco, non è che può andare a pagare Callejon 10 milioni, se lo prendi comunque con una cifra simbolica da dare alla Fiorentina o addirittura a zero, considerando che magari la Fiorentina potrebbe anche rescindere il suo contratto per liberarsi di un ingaggio abbastanza ingombrante, importante, a zero comunque a pochi soldi, è un ottimo affare, è un ottimo rincalzo comunque, è un ottimo giocatore da mettere se Anderson non può o comunque se è meglio che Anderson riposi quella determinata gara. Quindi buon colpo perché ovviamente Callejon è uno bravo anche se ormai sta andando verso la fine della sua carriera, ormai ha 34 anni, quindi non può giocare sempre, però quando gioca per me non è male, anche se quest'anno al Fantacalcio mi ha fatto schifo, ci ho puntato parecchio, mi sembra 14-15 crediti e mi ha fatto malissimo, però comunque ripeto, secondo me come rincalzo, come riserva al posto di Felipe ci può stare, mi raccomando adesso iscrivetevi, commentate e se vi va mettete anche un like, ci vediamo o dopo o domani, ciao ciao!